Da cittadina delle Terme a cittadina della Terna, un semplice gioco di parole ma soprattutto un filo conduttore che parte da un passato apparentemente tranquillo ad un presente burrascoso dal punto di vista ambientale e della politica energetica. Politica energetica, l'argomento al centro dell'incontro che si è tenuto ieri mattina in Piazza La Rocca a Montesano Scalo. Un incontro pubblico organizzato da SEL e dal consigliere comunale Antonio Bianculli per discutere i contenuti dell'interpellanza parlamentare sulla stazione elettrica Terna di Montesano sulla Marcellana, frazione Scalo, proposta da Sinistra Ecologia e Libertà. L'iniziativa vuole fornire uno strumento utile ad investire le rappresentanze politiche nelle espressioni e nelle sedi più alte sulla vicenda. A dare ulteriori chiarimenti sulla vicenda e fornire interessanti considerazioni, ieri erano presenti l'avvocato Monica Vassallo, cultrice di diritto parlamentare, facoltà di giurisprudenza Università Federico II di Napoli, il rappresentante campano di Sinistra Ecologia e Libertà Michele Ragusta e l'assessore al Comune di Salerno con delega all'ambiente Gerardo Calabrese. Siamo sempre più convinti delle legittime rivendicazioni avanzate dai cittadini montesanesi e valdianesi in relazione alla battaglia che si sta conducendo contro la stazione elettrica Terna di Montesano. Queste sono state le parole più ricorrenti, il pensiero comune che si è sviluppato nell'agora montesanese. Con queste iniziative, infatti, Sinistra Ecologia e Libertà vuole ribadire il proprio impegno a difesa del diritto alla salute dei cittadini, del paesaggio e a favore di una programmazione di politica energetica sostenibile e compatibile con le legittime aspirazioni di sviluppo dei territori. Tra le pagine di questa vicenda è stato aperto anche un nuovo capitolo, quello sulla recente istanza di idrocarburi, trivellazioni esplorative presentata dalla società Apennin Energy S.p.A. e denominata Tardiano, proprio come la frazione del centro valdianese che, è il caso di dirlo, in questo periodo ha proprio energia da vendere.